la scienza che studia l'energia, il modo di trasformare l'energia. Per esempio, la cascata produce energia cinetica. Se voi mettete una mano in un fiume e sentite una carezza dall'acqua, se c'è una caduta di 150 metri è quasi uno schiaffo l'acqua, perché ha aumentato energia, ha preso energia. Se nel fiume, se nella cascata mettete una turbina, questa energia cinetica si trasforma in energia elettrica, quella lì, che viene da lì, con la batteria, con i fili, con tutte queste cose. E qualsiasi scienziato, ultimamente sto frequentando diversi scienziati per vari motivi, scienziati proprio di quelli astronomi, fisici e così via, qualsiasi scienziato pensa che sia una scoperta recente questa. E invece io, che non sono uno scienziato, che sono un filologo, cioè uno che studia i testi antichi, vi posso garantire che è una delle scoperte più antiche che esistano. Qualche settimana fa stavo facendo una conferenza con un astronomo a Torino, con il presidente dell'osservatorio del Parco Astronomico di Torino, che si chiama Galeotti. In Italia c'è questa strana faccenda dei cognomi parlanti, no? Avete notato, sicuramente tutti quanti avrete notato, che c'è, per esempio, un giornalista di una televisione commerciale che è estremamente fedele nei confronti del suo padrone, no? Che si chiama Fede. E c'è un altro giornalista, critico d'arte, che invece è un po' maleducato, che si chiama Sgarbi. Il capo della polizia italiana si chiama Manganelli. Sembra Iacovitti, però è vero, si chiama Manganelli il capo della polizia italiana. Il che fa pensare che sia qualcosa sotto, però qualcosa che ancora non si capisce, magari poi prima delle 11:30 arriviamo a scoprirlo. E questo professore di astronomia si chiamava Galeotti. E stavamo parlando, lui con questo PowerPoint, sapete adesso si usa questo PowerPoint, che è una cosa molto usata all'università, per esempio uno dice Aristotele, viene la foto di Aristotele. Uno dice donne, si vedono delle donne, poi uomini, si vedono degli uomini, no? Cliccando un pulsante, cioè il PowerPoint. E lui con il suo PowerPoint stava facendo una lezione di cosmologia e si parlava della psicologia della scoperta scientifica. E io dico, ma guardi, la scoperta scientifica probabilmente non è che sia proprio un cercare il progresso, non è che sia proprio un cercare il vuoto assoluto, nel buio. In qualche modo, dico io, lo scienziato sa già prima quello che vuole scoprire. In qualche modo ha già programmato tutto quanto quello che vuole scoprire attraverso le parole. E lui dice, no, non è vero questo, perché la scienza è fatta così, è come una stanza buia, lì c'è questo tavolo e noi vogliamo scoprire nella stanza completamente buia di che colore è questo tavolo. Ecco, dico io. In una stanza completamente buia, voi non volete scoprire com'è il soffitto, come sono le colonne, ma com'è quel tavolo. Quindi preparate già la vostra mente alla scoperta di qualcosa che riguarda il tavolo. Si programma un po' la scoperta scientifica prima che avvenga. Quindi dice, no, non penso, vediamo il PowerPoint, e continua con il PowerPoint. Poi si continua e dice, ma la scoperta scientifica, dico, ma guardi che è determinata anche dai sentimenti dello scienziato. Voi guardate con il telescopio. In realtà il telescopio è uno strumento che serve anche ad essere capovolto e a guardare lo scienziato che sta guardando, perché il vero strumento di scoperta non è il telescopio, è lo scienziato, è la nostra mente che scopre. È quello che va pulito, è quello che va sistemato per poter scoprire. E scienziato, stato bravissimo questo, gentilissimo, affettuoso. E dico, lei per esempio, quando ha scoperto l'ultima stella che ha scoperto, questa esplosione di una supernova, lei cosa ha provato? E lui non sapeva rispondere. Non è riuscito a rispondere. Dice, ma cosa ho provato? Dice, ero come una persona normale. Come una persona normale. Ecco il punto, dico. La paura di non essere normali. La paura
che se io scopro qualcosa di straordinariamente nuovo, io non sono più normale. Se io scopro qualcosa di straordinario, di bellissimo, di importante, io sono diverso da come ero prima. Il mio mondo cambia e tutto quello che prima mi andava bene e mi potevo rassegnare ad averlo non funziona più. Tantissimi scienziati nostri sono condizionati da un lato dalla paura che se scoprono cose grandi, tutto in loro cambia. Devono cambiare le pantofole, il guardaroba, l'armadio, la moglie, tutte queste cose. È importante. Tra parentesi, uno degli scopi di questa conferenza è farvi cambiare tutte queste cose, naturalmente. Non so, me ne accorgerete poi magari domani. Però è sempre in meglio, sono sempre cambiamenti. Tra le cose che condizionano il progresso ci sono appunto le parole. Le parole sono antiche. Noi in qualche modo, scoprendo nella scienza, via via che passano i secoli, cose nuove, in realtà scopriamo sempre delle cose antichissime. Anche l'energia, l'energetica, non è che derivi dall'Ottocento, dal Novecento, deriva da migliaia e migliaia di anni prima. Di questo parliamo stasera. Energia, sicuramente voi avete sentito parlare tante volte di questo termine, energia, energia, ho tanta energia, ho poca energia, quello ha bassa energia, quello ha alta energia e così via. Energia di solito è inteso dalle persone come un sinonimo di forza, di vigore, ma non è questo. Forza è una cosa, energia è un'altra. Tutte le volte che da oggi in avanti usate il termine energia, mi raccomando usatelo bene, perché è un termine bellissimo, antichissimo e fondamentale. Energia è la differenza di potenziale. Cosa vuol dire differenza di potenziale? Al tempo in cui la Kabbalah andava tanto, al tempo di Napoleone che ha fatto le sue scoperte in Egitto, no? Perché a quel tempo l'Egitto e l'antico ebraismo erano importantissimi, per cui Napoleone ha fatto la spedizione in Egitto nel 95-96. E hanno scoperto la stella di Rosetta e così via. Nel frattempo, verso Como, Lecco, uno che si chiama Alessandro Volta ha scoperto la pila. Sapete come funziona la pila? Tutti sanno cosa è una pila. È l'inizio della scienza moderna, la pila. Questo Volta, nobile comasco, scopre che cosa? Che se noi riusciamo a mettere insieme due polarità, un polo positivo e un polo negativo, chiamati così, però senza, non è che il negativo è brutto, è solo, come dire, polo nord e polo sud, e le congiungiamo questi due poli, tra i due poli passa energia. Se io tocco il filo di rame che li congiunge, prendo la scossa perché passa una corrente. Qualcosa avviene. La centrale nucleare è la stessa cosa, si tratta di connettere due differenze di potenziale, quella dell'uranio e quella della terra. La cascata è la stessa cosa, il fiume prima di precipitare nella cascata è una differenza, è un livello di potenziale. Quando arriva giù è un altro livello, la differenza di potenziale è la cascata e produce grandissima forza cinetica, grandissima energia cinetica. Volta scopre questa cosa e sapete come l'ha scoperto? È strano, perché l'ha scoperto mettendo in pratica un versetto della Bibbia e dei Vangeli e anche di alcuni più antichi scritti egizi, egiziani. Come in cielo, così in terra. Cielo, polo positivo, terra, polo negativo. Come in cielo, così in terra, vuol dire che se io connetto il cielo con la terra, passa energia. Questo dicevano gli egizi 3000 anni prima di Cristo. Poi Cristo lo ripete, nel frattempo l'ha detto anche Mosè, e poi Volta lo scopre nella realtà. A quel tempo, tra l'altro, voi avete mai sentito parlare di uno scienziato che si chiama Nikola Tesla? Questo Tesla, tra le altre cose bellissime che diceva,
dice una cosa che faceva pensare che lui fosse un po' un veggente visionario, cioè che la fonte principale di scoperta per uno scienziato è la Bibbia, diceva lui. È vero, è perfettamente vero, nel senso che dicevo prima, tutto quello che noi scopriamo adesso, che vi sembra nuovissimo, è molto antico e la Bibbia contiene queste formule antiche. L'idea della pila è alla base di qualsiasi nostra religione, perché già gli antichi sapevano che energia è il rapporto tra un polo, che mettiamo sono io, e un altro polo. Se il mio rapporto nella mia vita è tra me e le persone della mia famiglia, e basta, l'energia è poca, perché i poli, la differenza di potenziale è piccola, quindi passa poca energia lì. Se io, oltre ad avere rapporti con la mia famiglia, ho rapporti anche con il droghiere, con il tabaccaio, con le selunghe e così via. Quanto più mi allontano da casa, tanto più aumenta l'energia. Se io riesco a stabilire rapporti, se riesco a collegare il mio polo negativo con un polo positivo. Se io mi metto a studiare cose antichissime o a scrivere romanzi di fantascienza, che cosa viene? Il mio polo che io costruisco è ancora più lontano da me, la differenza di potenziale è ancora più grande nel romanzo di cose antiche che io scrivo o nel romanzo di fantascienza che io scrivo, passa tantissima energia. Tolkien, quando per esempio si mette a costruire un mondo, quello del Signore degli Anelli, no? Un mondo lontano, tutto quanto intero, costruisce un polo e mette in contatto questo polo con se stesso e sviluppa così tanta energia da fare un romanzo enorme, straordinario, che quando uno lo tocca sente questa energia. Asimov si dice, che inventa storie che si svolgono tra 300.000 anni, lo stesso mette in moto tantissime energie. Gli antichi dicevano, e se io riesco a stabilire un polo positivo alto, altissimo, altissimissimo, al di sopra di tutta l'atmosfera, per esempio fino alle stelle, tra le stelle e me passa tantissima energia. E se io lo sposto ancora più in alto, questo polo superiore, e lo metto al di sopra delle stelle, il che vuol dire al di là dello spazio, del tempo, al di là del tempo, cioè in un luogo senza tempo, nel luogo da cui è cominciata la creazione, per esempio, dell'universo. Se io stabilisco un rapporto tra me, che sono qua adesso, con il creatore, la creazione dell'universo, la pila che sviluppo è una roba eccezionale. E da qui viene fuori per gli antichi quell'idea che noi oggi chiamiamo Dio. Cos'è Dio? Il polo positivo massimo. Il polo positivo massimo. C'è davvero? Domanda mal posta. Esiste davvero? Domanda mal posta. È al di là dell'essere e dell'esistere. È un polo che io metto lassù. Per percepirlo, non posso usare la razionalità, perché la razionalità è abituata a usare le cose che conosco. La razionalità capisce il prezzo e la lunghezza di questo tavolo, il peso magari, il numero delle persone, questo. E là fuori queste cose qui non funzionano più. La mia immaginazione, se io la concentro bene, se io la costruisco, se io riesco a trovare questo polo, e il polo rimane, non è che lo penso oggi, domani non c'è più, lo penso oggi, domani c'è ancora, dopodomani c'è ancora, e tanti lo pensano insieme a me. Quel polo lì diventa il polo positivo di una pila, di cui io sono il polo negativo, e produciamo un'energia straordinaria. Io uomo e lui Dio, perché siamo connessi. Come ci connettiamo? Con la preghiera, per esempio, oppure con la bestemmia, è un altro modo per connettersi. Avete mai notato, a Milano, io sono a Milano,
E abito in una casa che non è sul corso, si chiama Corso Genova, è molto rumoroso, io sto all'interno. E la casa sta proprio presa perché era silenziosa all'interno. Purtroppo da qualche anno questa parte è diventata rumorosissima, perché l'appartamento vicino a me l'ha preso un soprano che canta, sotto c'è un cane che non sta bene, che fa degli ululati atroci durante la notte. Io contribuisco perché ho due gatti che anche loro ogni tanto fanno delle cose così. Di sopra c'è uno che è rumorosissimo. E un paio d'anni fa la facciata della casa davanti è stata ristrutturata e c'erano degli operai bergamaschi, che non si può al di fuori della Lombardia capire cosa significa operaio bergamasco. Perché l'operaio bergamasco ha questa lingua che è tutta sonora, non ha la S, no? Invece della S ha la H, in modo che ci sia Berg de Hura, non Berg de Jota, no? Così. Perché tutto deve fare un rumore atroce. E c'è delle urlate pazzesche, bestemmiavano orribilmente durante l'estate. Sto scrivendo tra l'altro questo libro qui, e questi bestemmiavano terribilmente, che non era neanche fastidioso per la verità, perché erano molto pittoreschi come bestemmie. Uno dei miei operai era fuori tono, e a un certo punto gli altri smettono di bestemmiare, bestemmia solo lui da solo. Finché uno degli altri operai va lì e gli dice, tradotto in italiano, non stai bestemmiando giusto. Sbagliato, era il 2 agosto, ero stupidissimo. Dice, come? E questo gli ha spiegato che c'è modo e modo, c'è un ritmo, c'è una scadenza precisa della bestemmia, deve essere ben fatto, come la preghiera esattamente, perché dà forza. Perché dà forza? Perché ti connette. Ti connette. Se tu non hai quello lì da chiamare, porco di qua, porco di là, tu non sei connesso. Se metti il contatto attraverso la preghiera, sei connesso. Se metti il contatto con la bestemmia, sei connesso. E comunque sia una connessione. L'idea degli antichi è, bella perché riguarda tutti da vicino, l'idea degli antichi è, primo, tutto quello che esiste è prodotto di energia, tutto. La materia è solamente una maschera, una forma, una convenzione che mi permette di percepire energia. Questa plastica è energia, questo legno è energia, le mie unghie sono energia di vario tipo. Forme di una stessa energia unica prodotta dal rapporto io qui, lui là. Attenzione, nessun antico ha mai detto devi credere a queste cose. Tutti quanti dicevano, egizi, romani, greci, primi cristiani, dicevano, è un'ipotesi. Se funziona, produce risultati. Se non funziona, la cambiamo. Non importa crederci. Se credi, blocchi tutto. Se credi, vuoi avere ragione, cosa da non fare mai nella ricerca scientifica, perché è bruttissimo avere ragione nella ricerca scientifica. Se tu cominci ad avere ragione, ti blocchi su un'idea, non ti smuovi più. Diventi prigioniero delle tue idee. Non mi ricordo più chi diceva nella vita o hai ragione o sei felice. È verissimo. Se tu nella vita scopri che puoi aver torto, ogni volta che trovi che hai torto, fai un passo avanti enorme. Ogni volta che dici ho sbagliato fino adesso, ho sbagliato tutto quanto, devo rifare tutto da capo, sei cresciuto di 40 km. Vedi il mondo da 40 km più su, l'orizzonte si è allargato, tu sei più grande. E hai capito che tutto quello che facevi fino a prima non bastava per quello che tu sei diventato adesso. Aver torto è utilissimo, è la cosa più bella che ci sia. E infatti nella filosofia della scienza, non appena una persona fa una teoria, uno scienziato, Einstein, Planck e così via, deve sforzarsi in tutti i modi di falsificarla, cioè deve mettersi non a difenderla, ma a vedere dove ha sbagliato, a vedere dov'è che può. Se fa così, nel giro di 2 anni la teoria diventa fondamentale. Se non hai il coraggio di farla, diventa una teoretta più anche non fruibile. La capacità di aver torto. Gli antichi dicevano questo. Vediamo se è vero.
Noi costruiamo un'immagine di Dio. Per esempio, non so, Yahweh, oppure Elohim, oppure Giove, Zeus, o Demeter. Tiriamo fuori questa immagine. Se questa è reale, sta su, l'immaginazione riesce a, reale tra virgolette, riesce a concepirla, riesce a vederla, riesce a connettersi, funziona, è un buon polo. Più alta è, meglio è. Comincio con un Dio piccolo, come dice la Bibbia, un Dio trovato nel deserto, lo sposto sempre più in alto, sempre più in alto, sempre più in alto, fino a che diventa un Dio creatore, quello che si dice che abbia fatto Mosè. L'uomo, come sanno tutti quanti gli storici delle religioni, l'uomo crea un Dio e l'ha creato. L'uomo crea un Dio che lo ha creato. Vuol dire che il Dio è inventato? No. Vuol dire che quel Dio lì funziona come polo superiore. E se io mi metto in contatto con quel particolare Dio, io sono dentro la pila, il che subito mi fa molto bene, benissimo. E non solo, se io riesco a trovare le parole giuste e a mettere nella pila un pochino di volontà su questo filo di rame, io riesco addirittura a dire una preghiera che si realizza. Perché? Ma cavolo, con un'energia che va da me al creatore dell'universo, con questa pila gigantesca avrà 400.000 miliardi di volt, posso fare quello che voglio, posso cambiare il mondo intero, perché comunque sia, se riesco a dirigerla. E su questo punto tutte quante le religioni sono d'accordo, tutte. È un'esperienza che tutte quante le religioni hanno, questa. Ogni religione è un'energetica in cui io ho il mio polo, ho un polo superiore diverso da quello là degli ebrei, diverso da quello degli islamici, diverso da quello dei cattolici, ho un polo mio che forse il mio funziona meglio del loro. Però guardiamo un po' come è fatto loro, guardiamo il loro è, quasi quasi loro hanno fatto così, lo modifico anch'io il mio così sale un po' più su. Sono così le religioni, sono come opere d'arte, tutte bellissime, tutte splendide, e funzionano tutte, perché altrimenti non sarebbero durate, come sistemi di elaborazione dell'energia che hanno funzionato. A parte questa cosa qui fondamentale, c'è un'altra cosa importante. Se voi collegate i due poli di una pila con uno spago, non succede niente, non passa niente. Se collegate i due poli della pila con dell'acciaio, anche lì succede poco o niente. Se invece li collegate con un filo in parte di rame, in parte di argento, prendete la scossa. Il filo è conduttore, bisogna formare un circuito. Ci vuole qualcosa che serva da conduttore. Volta, bravo. Anche Franklin prima, comunque Volta, fra tutto quell'ambiente lì di massoni, cabalisti, scopre che il rame è conduttore. Perché? Perché è un metallo sacro e basta. È conduttore. Nel senso che non fa resistenza, passa l'energia. Qual è il corrispondente del rame nella nostra pila tra me e il creatore dell'universo? È una cosa che si chiama il simbolo. Il simbolo. Il simbolo, tutti quanti sapete cos'è un simbolo. Il vocabolario è un po' vago, perché simbolo è facile da confondere con altre idee. Per esempio emblema, per esempio segno. La bandiera italiana non è un simbolo. La bandiera italiana è uno stendardo. Lo yacht è uno status symbol, ma non è un simbolo, è un segno.
Il biscione di Berlusconi che mangia l'omino, che sì, che diciamo è il simbolo di Milano, si dice, in realtà non è proprio un simbolo, così come è usato lì, è un emblema. Sono tutte quante sfumature. Il simbolo è una cosa particolare. Il simbolo viene da una parola greca, simbolon, che era usata nello spionaggio greco. Voleva dire questo: io devo, ti do un messaggio, ti do un messaggio, allora divido questo pezzo d'oro, questo, non so, questo pezzo di terracotta in due pezzi. Uno lo do a te, l'altro lo tengo io. Perché tu porti il messaggio, ma può darsi che dopo tu vieni imprigionato, ucciso, eccetera. Per cui passerai il tuo messaggio a un altro, il quale lo passerà un altro, il quale lo passerà un altro. Io, per avere la risposta al messaggio che mando, devo avere il simbolo. Quando arriva uno che mi consegna questo e io vedo che corrispondono i miei simbola, allora so che il messaggio viene al posto giusto. Simbolon vuol dire frammento di un intero, di cui io vedo solo una piccola parte. Io solo questa parte qua, l'altro è via. L'altro non so dov'è. Simboli sono tutte le immagini che hanno una forma visibile, ma il cui contenuto è un altro pezzetto che chissà dov'è. Sono legati bene, ma è un altro pezzetto che chissà dov'è. Per esempio, Maria di Nazareth, no? La mamma di Gesù. Quello è un simbolo. Perché è un simbolo? Perché lei è un'immagine visibile di qualcosa che tu puoi scoprire. La guardi una volta e dici: è una ragazzina carina, strano che sia giovane, non noti niente. Dopo un po' la tua energia guardando aumenta e dici: ma come mai questa qua è una bambina ed è anche incinta? Il simbolo è, quando voi guardate qualsiasi simbolo, sentite che ha il contorno rotto, sentite che ha qualcosa che non è completo, no? C'è qualcosa. Il simbolo è qualcosa che quando tu lo guardi ti viene la domanda: perché? Perché è così? A tanti non viene mai. Perché non viene? E non hanno abbastanza energia, sono fuori dalla pila, non sono connessi. Tante persone possono passare la vita intera pensando che Maria di Nazareth fosse una ragazzina e basta. Non si chiedono mai perché una bambina sono mai chiesti, così è normale, dire, non so, è Maria a posto per quello. Poi uno, sentendo, connettendosi un po' di più, sente, dice: ma perché è così ruvido qua? Perché lei è una bambina vergine che aspetta un figlio? Fa la domanda e pian piano la risposta poi arriva, si forma. Se provate a fare voi la domanda, vedete che nel giro di qualche settimana la risposta arriverà. Io ve l'anticipo, se volete. La risposta è questa, spiegata nel Vangelo di Luca a un certo punto, proprio all'inizio, no? C'è l'Arcangelo Gabriele che arriva a portare l'annuncio che deve nascere un Salvatore. Ecco, da qui in avanti io comincio a parlare per simboli, sono tutti simboli. L'arcangelo, che è un simbolo, Gabriele, che è un simbolo, viene, che è un simbolo, a portare, che è un simbolo, l'annuncio, che è un simbolo, che deve nascere, che è un simbolo, un salvatore, che è un simbolo. Tutti pezzettini, no? Di qualcosa che è dall'altra parte. Prima l'arcangelo Gabriele, se vi ricordate il Vangelo di Luca, va da un sacerdote che si chiama Zaccaria, che è anziano. È nel tempio, il sacerdote Zaccaria. E l'arcangelo Gabriele gli dice: Zaccaria, e cosa spaventa? No, perché vede questo ragazzone fortissimo, robusto, gli arcangeli erano raffigurati come muscolarmente esagerati, molto forti e tempestosi. Per cui vede questa tempesta sotto forma di uomo e dice: è un arcangelo,
qui bisogna stare attenti. E Gabriele dice: tu avrai un figlio che salverà il suo popolo, che sarà un grande profeta. E Zaccaria dice: ma io sono un po' anziano. E l'arcangelo Gabriele risponde molto male. Se provate a guardare sul Vangelo di Luca, vedete che risponde male. Perché dice, aperte le virgolette, io sono Gabriele. E sono stato mandato da Dio a dirti queste cose. E tu ci vieni a dire che sei anziano. Come se noi non avessimo considerato che tu sei anziano. Basta. Che tu un sacerdote. E lo fa diventare muto. E se ne va via arrabbiatissimo. Ormai però la cosa gliel'è detta e nasce Giovanni Battista. Fa un altro giro e capita da una bambina. Arriva da questa bambina, abbastanza irritato dopo l'esperienza che ha avuto con Zaccaria, sto riassumendo proprio il Vangelo di Luca, e dice: bambina, senti, deve nascerti uno che salva mondo, no? Ok? E lei dice: io non conosco nessuno. E l'arcangelo dice: brava, brava, bella risposta, brava, un genio, bravissimo, brava. Brava, da adesso comincia la gravidanza. Complimenti. Saluta e va via contentissimo. Tutto questo racconto è simbolico. Uno legge e dice: ma perché dice così? Se non è addormentato. Se è addormentato, legge e non capisce niente. Se non è addormentato, dice: perché dice così? E poi ci pensa e qualcosa si mette in moto, l'energia lo si accorge che quello è l'inizio di un libro e che si sta parlando dell'inizio di un libro, di una nascita, di qualcosa che deve nascere. Praticamente tu, lettore, dice questo racconto, puoi entrare in questo libro in due modi. O come Zaccaria, dicendo: io sono anziano, cosa vuoi che mi capiti? Ho già la mia bella cultura, sono a posto, sono un grande sacerdote e tutto. E allora esci fuori dal libro muto, non riesci a dirne niente. Oppure puoi entrare in questo libro sacro dicendo: che strano, io qui non conosco nessuno. È una cosa nuova. E se entri in questo modo, resti incinta di sicuro. In che senso incinta? Direbbe qualcuno di voi. Nel senso che da te comincia un processo per cui nasce dentro di te, nella tua vita, non nel corpo, nella tua vita, simbolicamente, una personalità che ti cambia tutto quanto, il mondo. Questa è un po' la storia della Maria, del simbolo di Maria di Nazareth. Vergine, perché è il simbolo del secondo chakra. Di lei non si dice: era laureata in questo e quest'altro, aveva un bel visetto, aveva, non so, una voce molto forte, quarto chakra, aveva un potere grande, terzo chakra, era intelligentissima, sesto chakra, aveva una potenza. Niente si dice di questo, dice solo che era vergine, secondo chakra. L'immagine del secondo chakra della religione cristiana. A quel tempo sapevano cos'erano i chakra, perché sapete che è il segno della croce, no? Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuol dire? Con il mudra della preghiera buddista, erano in forti rapporti con i buddisti cristiani, tocco il sesto chakra e faccio un ponte tra il sesto chakra e il quarto, passando per il quinto. Così, per gli ortodossi così, per i cattolici così, perché c'è un problema di scrittura. Sono i tre chakra. Lo sapevano e Maria è l'immagine del secondo, di quello che quando comunica rimane incinta, gli cambia la vita. Questo è un simbolo. Per spiegarlo ci ho messo 10 minuti.
Se ne parliamo ancora, si può fare tutta una conferenza su questa cosa qua, perché il simbolo, l'altro pezzettino di simbolo che tu non hai, va avanti all'infinito, cresce sempre. Quanto più cresci tu, tanto più vedi. E sicuramente se ci pensate domani a questa cosa, troverete delle cose nuove che non ho detto. E dopodomani, parlando con qualcuno, vi accorgerete di dire delle cose nuove che non avete sentito da me. Perché? Perché il simbolo mette in moto questa connessione. Il simbolo è conduttore già di per sé. E tutto quello che serve per fare il rame tra me e Dio è simbolo, per esempio questa chiesa. Le chiese, lo sapevano benissimo gli antichi, sono tutte quante un avvolgimento, una turbina di simboli. L'arco è un simbolo, l'arco, la navata, il tre, la cupola là sopra, vedete la cupola là sopra? Poi ci sono di solito le immagini, tutte quante le immagini che si vedono sono tutte quante conduttrici. Perché? Perché nella chiesa uno entrava ed era dentro un avvolgimento d'energia forte, tutto simbolico. Quindi, di qualsiasi religione fosse, entrava in una chiesa cristiana, i cattolici erano i più bravi di tutti perché i protestanti non sapevano fare una chiesa così. La sinagoga non è così, la moschea non è così. Cattolici erano i più antichi, tutti, come religione con sede stabile, nessuna religione aveva 2000 anni di sede stabile come i cattolici, quindi sapevano queste cose e sapevano costruirle bene. Per cui qua dentro c'è un'energia forte, un avvolgimento forte dell'energia. L'altare è un simbolo con sopra la cupola, tutte le immagini, i colori delle vetrate sono tutti simboli. Questo avvolgimento forte. Perché? Perché qui la connessione con Dio è fortissima, passa dai simboli. Ma per esempio nella preghiera tu dici in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, simboli già connetti. Poi cominci a dire, caro Dio, vorrei che la quotazione di quell'azione lì salisse il più possibile la settimana prossima, così le vendo poi, no? La richiesta è un simbolo. Tu stai chiedendo, è simbolico. Il denaro che tu vuoi guadagnare in quel momento, l'azione, nella preghiera diventa anche quello un simbolo. Se tu riesci a far diventare un simbolo, sia vera di sicuro, perché comincia a passare l'elemento energia, diventa rame, no? Passa. La scienza della preghiera è una cosa eccezionale, straordinaria, è veramente bellissima. Accanto c'è la scienza della provvidenza, che vuol dire io devo mettere in moto io. Aspetta, la teologia della provvidenza, che purtroppo non ne parlano mai nel cristianesimo, che è così importante. La teologia della provvidenza vuol dire non aspettare che il destino ti dia il segno. Vuoi fare questa cosa qui, no? Ti sei innamorata di quello lì, aspetti un segno da parte sua. No, fai il primo passo tu. E tutto va a posto. Vuoi mettere in moto questa grossa opera, aspetti che ci siano circostanze? No, fai tu il primo passo. Quando tu fai il primo passo, ti arriva subito il finanziamento. Naturalmente da Dio, cioè non è in soldi, ma in circostanze. Finché stai fermo, non si muove niente. Fino a che tu metti in moto qualcosa che per te è simbolico, cioè qualcosa che tu desideri, tutto quello che desideriamo davvero è simbolico. Qualcosa che tu desideri, lo metti in moto, dici mi manca questa cosa, la voglio, scommetto che voglio realizzarla, la realizzo, metti in moto, se tu ti metti, fai il primo passo, l'universo intero si mette in moto per realizzartela, ma devi fare tu il primo passo. E per farlo devi avere il coraggio di dire tutto quello che conosco fino adesso non mi piace. Cosa vuol dire desiderare? È una parola latina che vuol dire, viene dalla parola stelle, sidera, stelle. Siderare vuol dire avere le costellazioni giuste per fare qualcosa. Desiderare vuol dire mi mancano le stelle favorevoli. Io ho un progetto a cui l'universo non è ancora pronto. Le stelle che ci sono adesso lasciano a desiderare. Mi servirebbero altre stelle.
Quale altra stella ti manca? Tu di mattina. Devi diventare tu la stella che metti in moto il destino. Tu combini la costellazione favorevole, era molto astrologico in quel tempo. Tu combini la costellazione favorevole mettendoti in gioco. Appena ti metti in gioco, la cosiddetta provvidenza può agire. Non agisce mai se tu aspetti il finanziamento per muoverti. Tenetelo presente per i prossimi progetti. Se voi aspettate l'incoraggiamento dall'esterno, non capiterà mai. Mai. Se voi dite, no, io faccio il primo passo, poi Dio si mette in Dio, la pila si mette in moto, capita. Ci vuole coraggio, eh? Ci vuole coraggio. Mi muovo verso la terra promessa, non so dove sto andando. Chissà se andrà. Se siete in queste condizioni non c'è niente che sia impossibile. E questa è tutta una parte di energetica. L'energetica di cui parliamo stasera è un'altra, è molto metodica, è la più sistematica che ci sia tra gli antichi, che si chiama angelologia. È un po' egiziana, è un po' ebraica, poi è passata anche al cristianesimo. Nel cristianesimo è stata messa bruscamente a tacere intorno al terzo secolo. Non se ne sa più niente tra i cristiani. Perché? Per tante ragioni. Perché innanzitutto da Paolo in poi c'era questo forte antigiudaismo, cioè la religione giudaica, si chiama così, la religione ebraica intorno al primo, secondo secolo, era la concorrente del cristianesimo, per cui si cercava di spingerle dietro, no? E uno dei grandi vanti della religione giudaica, cioè del vecchio ebraismo, era questo culto degli angeli. E allora tutto quello che era angelico spostato indietro, no? Poi si è aggiunto anche un bel po' di antisemitismo che c'è ancora, no? Adesso per esempio questo papa che c'è adesso, a me piace tantissimo, Benedetto XVI, a me piace proprio tanto. Ha tante cose buone. Quando l'hanno eletto, sapete che lui ha due gatti, no? Ha due gatti. E i gatti non sono ammessi in Vaticano, perché sono un animale considerato islamico e fastidioso. E quindi dice, adesso lei diventa papa, però i gatti li lascia fuori. Io ho detto, no, li porto. Non può portarli, dice, io li porto. Perché c'è legge che lui dice, sì, la cambiamo. I suoi gatti sono stati quelli che entravano in Vaticano. Già questo indica un'autonomia di pensiero notevole. Ultimamente si parla malissimo di questo papa perché è antisemita, no? Perché dice che ha distrutto questi ultimi 50 anni di buoni rapporti, di costruzione di buoni rapporti con gli ebrei. Ma in realtà non è antisemita, è solo chiaro. Cioè il cattolicesimo romano, il cristianesimo romano, è da sempre ferocemente antisemita. Non ha nessun bisogno di mentire, perché far finta? C'è un attrito fortissimo, da sempre. E questo molto chiaramente dice, non facciamo finta, noi siamo concorrenti. Voi parlate per voi, noi parliamo per noi. E questo è una chiarezza esemplare. Nel conflitto tra cristiani e ebrei si è perso purtroppo la geologia, che gli ebrei, cioè gli ebrei ce l'avevano e i cristiani non l'hanno voluta. Ha messo i santi al posto, che hanno un po' lo stesso compito degli angeli. Poi c'è anche il fatto che gli angeli sono una scienza abbastanza complessa, nel senso, sono semplici, ma bisogna imparare un po' di cose, i nomi per esempio. Se non conosci i nomi, non hai nulla. Se hai solo l'immagine di questo giovanotto con le ali, non è niente, è solo un po' di consolazione, non è una realtà, non è un fatto energetica tra te e Dio, è solo un'immagine di un bel ragazzotto che ti compare, pare ti svegli come tante persone che conosco, sono svegliate in piena notte e hanno visto un giovane biondo seduto ai piedi del letto che ha detto ciao, ha detto un angelo, insomma non è quello lì, è un'altra cosa. Si è persa questa cosa anche in Cristo, è invece interessantissima. È un'energetica magnifica, ripeto, di origine egiziana, e sistematica come gli egiziani sapevano essere. Gli egiziani
dicevano, hanno detto così: abbiamo stabilito che qua c'è l'energia, cioè c'è una differenza di potenziale, una corrente, diciamo, che viene da un polo esterno grande come tutto quello che c'è fuori dall'universo, connesso con il singolo io dell'uomo. C'è una connessione simbolica, tutto può essere simbolico se riesci a interpretarlo, tutto può essere simbolico se lo vedi come Maria. Io voglio capire come trasformare questa energia in modo utile. Certo, è impossibile che io riesca in questa impresa per quello che riguarda l'aldilà, perché l'uomo, al di là delle stelle, dei confini dell'universo, non ha concetti capaci di descrivere quello che c'è da quella parte là. Là non c'è più il numero. Uno e trino è uguale, uno e 340.000 sono la stessa cosa, lo spazio non c'è, il tempo non c'è, non abbiamo il modo per capire niente. Tutto quello che cerchiamo di vedere dalla parte di Dio, diciamo, nella parte superiore della differenza di potenziale, è al massimo riusciamo a vedere i nostri limiti, ecco, nel vederlo, ma non di più. Sì, dice l'egiziano, ma questa energia entra nel mondo. Nel momento in cui entra nel mondo, io posso misurarla, descriverla, elaborarla. Vediamo come è fatta. C'è un centro che sono io. Io chi? Io chiunque. Che è collegato con l'infinito. Questa energia arriva. Assume tante forme. Quante forme? Che forme sono? Quanti riflessi, quanti effetti, in che modo si vedono nella realtà queste forme? Energia elettrica, energia nucleare, energia... ecco, quante ce ne sono? E è cominciata circa 4.000 anni fa questa scienza meravigliosa, che da qualche anno di studio, che si chiama appunto scienza degli angeli, che è suddividere l'energia che arriva in tante possibili categorie, in tutte le sue categorie. L'angelo, così come noi lo conosciamo, è proprio l'immagine simbolica di questo. Sapete com'è l'angelo, no? È un giovanotto con delle grandi ali, oppure un visetto con delle grandi ali. È bello, biondo di solito. Difficile trovare un angelo castano, ce n'è qualcuno, ma è raro. Quasi impossibile trovare un angelo dai capelli neri, esclusi angeli marocchini e stranamentari. Sono al massimo tedeschi, tedesco, svizzeri, una roba così. Italiani pochi, però 100 euro. Perché l'idea di bellezza non greca, no? Un po' biondo, con gli occhi chiari, robusto. Che cosa qual è il simbolo lì? Che cosa rappresenta? Allora, il fisico dell'angelo, le membra dell'angelo o la sua faccia rappresenta esattamente quello che questa energia grandissima può diventare in qualsiasi momento della tua vita pratica. Bellezza ed efficacia. Fisico. Le ali dell'angelo rappresentano quello che connette le tue realizzazioni al polo superiore della vita, da una parte e dall'altra, dalla porta d'ingresso alla porta d'uscita della tua vita. È una connessione, è come una lampadina. Quando Edison ha inventato la lampadina, sapete cos'è la lampadina, no? Cioè, però schematicamente, energeticamente lo sapete. C'è una pila, c'è il circuito, nel circuito c'è la lampadina. La lampadina è una resistenza. Edison l'ha scoperta nel 76. Innanzitutto lo scopo di fare un sacco di soldi, il secondo scopo di vedere se funzionava quella frase che nessuno mai capisce nei Vangeli, che dice
si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti che non abbiano bisogno di penitenza. L'avete mai sentita questa? Io quando l'ho sentita per la prima volta, tipo 7-8 anni a catechismo, ho detto, ma perché? Ma come mai? Non devo fare questo, non devo fare questo, non devo fare quest'altro. Quindi sono giusto e non sono contenti lo stesso. E naturalmente nessuno me l'ha spiegato, dice, adesso quando sarai più grande capirai. Quando sono più grande ho chiesto qua e là a questa, a quell'autorità, dicendo, ma cosa vuol dire questa frase qua? E mi ha dato quella risposta che danno sempre i teologi, che è fior fiore di cardinali e di vescovi non capiscono questa frase. E la vuoi capire tu? Sei superbo. Il che proprio mi ha lasciato sgomento, ma cosa vuol dire questo? Non capito, allora non lo capirò neanche io. Pensandoci, pensate un po' cosa vuol dire. Vuol dire, Edison ha capito, i 99 giusti sono il rame, sono il rame, i conduttori. Il peccatore pentito è la resistenza. Cos'è la resistenza? Il rame passa l'energia come attraverso l'aria. La resistenza di tungsteno fa attrito. Quando passa l'energia, cambia, deve cambiare, deve fare, e manda una grande luce. Il rame non manda luce, però serve, poverino, perché anche lui serve a portare. Quella che manda luce è la resistenza. In pratica, se tu appartieni a quel tipo di persone che dicono io sto bene così come sto, che sei un giusto, che non hai fame e sete di giustizia, che non sei povero di spirito e così via, che sei un giusto, tu sei il rame. A cosa servi? Sei un simbolo che serve a trasmettere energia, non per te, per gli altri. A un certo punto questa energia arriva a uno che dice io non sto bene per niente così come sto. Io desidero, io ho un sacco di problemi. Non mi va questo, non mi va questo, non mi va quest'altro. Ho un sacco di guai e voglio sistemarli in qualche modo. Se attraverso in me passa l'energia, le risposte che ho a questi guai illuminano tutto quanto il locale e anche a tutto quanto il film. Ci vuole quello lì che crea problemi per illuminare, cioè la resistenza. La resistenza. Provate a fare un film su un pezzetto di rame, proponete a un produttore, voi volete fare il sceneggiatore, proponete a un produttore un film che comincia così, che è uno bravo a scuola, abbastanza, che finisce le superiori e diventa impiegato di banca e vive 40 anni in banca facendo sempre il bravo, non prendendo mai neanche una multa, con la famiglia giusta e tutto, alla fine va in pensione e alleva i nipotini, fine, poi muore. Chi lo va a vedere un film così? Ma nessuno va a vederlo, perché i 40 anni e mezzo, non sai cosa dire di quei 40 anni lì. Cioè, comunque sia, sono pienissimi di cose, ma la gente si stufa. Invece, io ti propongo un altro film. Facciamo, che c'è? Quest'uomo sessuale pederasta, che fa rapinatore di banche, che è un assassino, più volte. Sì. Però ha delle cose sue, perché ha dei rapporti strani con la malavita, con la mafia e anche con la massoneria. Allora riesce a fare queste cose qui e lo prendono, lo mettono in galera, lui evade. Evadendo uccide dei bravi impiegati di banca e poi va via con una spider. Quale film vai a vedere tu? Quale film dà luce? Questo dà luce. Questo qua dà luce, questo dà luce. Però questi vanno a vedere il film e pagano il biglietto e fanno diventare ricco questo qua. Quelli bravi sono singoli. Pensate, quando andate in banca la prossima volta, il tizio che sta allo sportello, l'impiegato che sta allo sportello, voi arrivate e vedete una persona che è un simbolo tanto quanto quegli archi. E quella cupola è un simbolo.
Di che cosa? Non per niente lo sportello è fatto di vetro, in modo che tu, guardando il vetro, ti guardi allo specchio e vedi questa persona, pensate bene prima di banca, che sta lì tutto il giorno a usare ricchezze che non sono sue. E usa tutta la sua vita per mettere in ordine ricchezze, soldi non suoi. Forse non vi siete mai chiesti perché, provate a chiedervi con quella domanda che si usa sempre per i simboli, perché lui sta lì davanti a me così, che cosa mi dice? È il simbolo di quale parte della mia vita? Provate a pensarci e scoprirete un sacco di cose. Lui è un simbolo. Il rapinatore che entra, ti dà una bastonata in testa e porta via tutto, è la resistenza. E si piglia tutti quanti i soldi. Poi magari lo prendono lui. Allora diventa simbolo, diventa uno che sta diventando giusto in prigione. Ma Gesù ha detto queste cose qui? Sì.